Amici di Dilettantissimo, un cordiale buon pomeriggio dal Piccardo di Borzoli, il campionato di eccellenza, la Sestrese sfida al Campo Morone, le riprese di Andrea Giannotti, supporto tecnico di Fabio Minetto, il commento di Simone Maggi. Sì, ciao Giampaolo, buon pomeriggio a tutti. Siamo 3 contro 3, gioco largo verso De Lucia, dentro l'area di rigore, butta l'avversario De Lucia, sul sinistro, mette questo pallone in avanti, insegue il pallone De Lucia. Posizione regolare, mette il pallone dentro Memmoli, due volte la parata e poi il palo centrato, dopo che Dondero ha fatto un grandissimo intervento. Pallone dentro per Di Pietro, la conclusione alta da parte di Di Pietro. Il reduce dell'attacco della Sestrese visto la squalifica di Anselmi, bella giocata, un po' nel suo stile, ha alzato un po' troppo la palla. Arriva adesso il duplice fischio. Inizia il secondo tempo, sempre 0-0 tra Sestrese e Campo Morone. Adesso spinge a pieno regime la Sestrese, dà quasi l'impressione di volerci provare, c'è una deviazione sulla conclusione di Briata, sarà calcio d'angolo. Merialdo anticipato, arriva ancora Zito che riesce a imbucare per Merialdo, pallone sul secondo palo, Frulli è andato troppo avanti, poi cerca la forbice Sighieri, ha cercato il numero anche Piroli, su di lui Porasso. Pallone dentro per Piroli, due volte poi l'intervento anche di Dondero sulla linea quasi. Ci vuol provare addirittura Briata. Sì, adesso la Sestrese sta premendo sull'acceleratore perché ci avviciniamo nell'ultimo quarto d'ora. Pallone dentro, attenzione all'inserimento di Zito. Il pallone è lì, cerca di colpirlo tante volte Zito. Campagnaro! Campagnaro! Stefano Campagnaro all'ultimo respiro! È corona una nella seconda frazione in cui la Sestrese comunque ha fatto la partita, non ha capitalizzato le tante occasioni avute, questa forse è la meno nitida, una mischia, è sbucato Campagnaro che aveva dato là l'azione e poi con un tocco sporco giocando di sponda col palo fa centrare questi tre punti che potrebbero essere fondamentali per il campionato della Sestrese. Una zampata nel finale di Campagnaro ha fatto pendere la bilancia dalla parte della Sestrese. Sì, un tempo per uno la differenza la fa proprio quell'azione un po' confusa, quel che conta è che la Sestrese vince 1-0 e si conferma come terza forza del campionato.